Onorevole Bonafè, un minuto. Quella che la Volkswagen ha messo in atto è a tutti gli effetti una brutta frode. I responsabili delle frodi vanno individuati e sanzionati. Ma la domanda che già hanno fatto altri è: perché non siamo stati in grado di portare alla luce l'utilizzo di dispositivi illegali per alterare il controllo degli inquinanti? E soprattutto perché la frode è stata scoperta negli Stati Uniti e non in Europa? Il caso Volkswagen dimostra chiaramente che non è tanto un problema di norme collegate ai target di emissioni. Qui le norme ci sono e sono pure stringenti. Il problema è la mancanza di controlli adeguati e se pensiamo che possa essere utile un'agenzia europea che uniformi i controlli, magari indipendente, ben venga. Ma è anche vero che servono test, dobbiamo ripensare i test, come è già stato detto, per la valutazione delle emissioni inquinanti, basandoli su reali condizioni di guida, senza concedere una flessibilità eccessiva che potrebbe portare ancora una volta a risultati non veritieri. Commissaria Biancoska, è su questo che vorremmo vedere dei passi in avanti concreti. Qui in gioco non c'è solo la reputazione di un paese o di una casa automobilistica. Qui, oltre alla salute dei cittadini, c'è in gioco la credibilità delle regole che ci diamo e il loro rispetto. Grazie, c'è una blue card per lei da parte dell'onorevole Pedicini. Onorevole Bonafè, prima qui qualcuno ha ricordato che ogni anno muoiono 400.000 persone per inquinamento dell'aria. Ora lei lo sa che in questo inquinamento, oltre al monossido di azoto della Volkswagen, c'è anche la diossina degli inceneritori. Lei lo sa questo qui? Allora prima di venire qui a farci la sua bella lezioncina, potrebbe parlare col nostro primo ministro e chiedergli di chiudere questi benedetti inceneritori invece di incentivare la costruzione di nuovi? Grazie. Dicini, io inizio a pensare che lei abbia un problema, perché non è possibile che tutte le volte che io intervengo lei mi riporti problemi che riguardano il nostro paese, con tutto il bene che voglio al mio paese. Io, onorevole Pedicini, le consiglierei la prossima volta non di candidarsi al Parlamento europeo, ma di candidarsi al Parlamento italiano, così almeno ne può discutere ampiamente con i colleghi. Grazie. Grazie, anche se non ha risposto alla domanda che le è stata rivolta.